Io ve lo dico, questo video vi costringerà a mettere like perché le premesse sono grandiose. Come vedete, gente a terra, così, dopo 2 secondi di video ed è solo l'inizio. Credo che meglio di così non si possa. Non è filmato, minchia grande! Cioè, c'è tutto! Sei contentissimo! Lui è contento a posto, raga, non è filmato. Questa volta sì. Capisci, bisogna saperseli scegliere. Caro Alfonso, parole sagge. E tra l'altro Alfonso tornerà alla fine di questo video con altre perle di saggezza. Alfonso, che non si chiama Alfonso, è un nome di fantasia perché non ho la minima idea di come effettivamente si chiama. In ogni caso, non dimentichiamoci le buone maniere, quindi salutiamo. Salve a tutti ragazzi, benvenuti, ben ritrovati come al solito sul mio canale. Io sono sempre LeGhost90 e qua, ragazzi, siamo di nuovo sulla bici da DH, sulla mia bellissima YT Industries, verde pisello. Bellissimo verde pisello, bello acceso. In questa discesa, in realtà vi confesso che questa non è una discesa del 2019, ma risale al 20 ottobre 2018. Che fighetta, ho saltato quel salto, anche perché la mattina lì mi sono preso una stecca assurda, perché sono arrivato un po' corto, perché era molto molto fangosa quel giorno, me lo ricordo. E sapete la cosa più drammatica di quello che è successo quella giornata? È che avevo registrato delle clip dove mi sono anche sparato un capottone mentre aspettavo i miei amici che hanno fatto terribilmente ritardo. Ho detto, io vado a farmi una discesa mentre aspetto. Ovviamente giri da solo, capottone, registrato, perso il file. Questa è la cosa che mi ancora oggi avvilisce molto, perché ho passato veramente tutti questi giorni a cercare quel file. Non posso averlo perso, non posso averlo perso, e l'ho cancellato a quanto pare. Sono veramente un genio. E mancano anche le tracce audio, manca un sacco di roba. Difatti ho deciso di parlarci sopra, anche perché altrimenti c'è troppo rumore di fondo dovuto dal vento. In ogni caso, Montalpet, sapete, l'anno scorso ci sono andato a girare 3 volte, credo solo. Però molto bello, veramente molto bello come bike park. E qui ci lascia Marco, se non ricordo male. I nomi io me li dimentico tipo tempo zero. Quando voi vi presentate, ciao, piacere, mi chiamo. E lì, come se passasse un treno dentro il mio condotto uditivo, e dimentico il vostro nome immediatamente. Quindi adesso con Strada Libera lasciamo sfogo qua. Questo è un bel pezzo, guardate come me la sto cannando, bello veloce, ma cazzo duro proprio. Il drop che bam, libero, leggiato, in mezzo al bosco, una velocità assurda che se sbagliaste qualcosa sareste morti. Ma io non sbaglio, io sono molto bravo e modesto soprattutto. Qui informo il fratello che il fratello, informo Marcello che Marco è deceduto sulla pista, quindi di lasciare ogni speranza e di tornare a casa da solo, no, e mi vado a riunire al gruppetto, visto che eravamo un bel gruppetto a girare insieme. Girare in gruppo ha dei lati positivi, perché ovviamente non siete da soli, lati negativi che talvolta... A me piace molto girare da solo, sono un po' un lupo solitario perché mi faccio un ritmo, giro, non mi fermo mai, se non magari a metà tracciato, e poi lascio molto scorrere, invece così spesso vi fermate un po'. E qua iniziamo un'altra bella sessione di Montalpet. Questa è Nirvana come pista, con una serie di salti. Abbiamo fatto il road gap, adesso ci sarà la passerella dove stamattina mi sono stampato e credo di fare, qua che ho bello galvanizzato da loro, ma anche perché si era un po' asciugata e non era così bagnata. Bella, bella flow, bella, bella easy, bello easy. Io soprattutto, cazzo quanto sono sexy ragazzi, guarda qua che sexume come salta sulla sua bici. E qua sono arrivato cortissimo oggi, infatti qui ci ho dato qualche pedalata perché sono arrivato corto. Quindi a terra corto sul salto, cosa succede? Che ti impianti con la bici e ti cappotti, una cosa bruttissima. Soprattutto se la vostra iniziata, la vostra giornata inizia in quel modo. Ecco, iniziata giornata, no? Ok, ce l'ho fatta. Bella, bella, comunque qua si sbarella un po' con... penso di aver avuto la GoPro. Bello il ritmo che avevamo. Avevo sì la GoPro, solo che non avendo il windshield c'è un po' di rumore di fondo, ve l'ho detto già prima, per questo motivo ho preferito parlarci sopra. In ogni caso, questa era anche la prima giornata che provavo i nuovi Cure, di cui vi parlerò poi durante quest'estate. Nuovi freni, poppa via, che figata, formula italiani, grandissimi freni, un upgrade, un must. Ma ve ne parlerò durante quest'estate, veramente sì. Cioè, girati in un altro modo, anche perché fantastici, veramente fantastici. Per quanto riguarda il programma di quest'estate, vi avverto subito che sì, arriveranno delle scese. Registrerò soprattutto nella seconda metà di agosto, quando sarò in ferie. Ferie! Vacanze! Libertà! Quindi sarò in ferie e andrò su a Sause dopo il 16-17 di agosto sarò su. Se voleste girare con me, fatemelo sapere, sono lì, mi sono mandato un messaggio su Instagram e si organizza volentieri una discesa. Poi se si gira bene insieme, facciamo anche tutta la giornata, voglio dire, non è un problema. Quindi da lì registrerò un po' di clip, torneranno i classici video di downhill, comunque un po' come in questo caso qualche clip registrata l'anno scorso. E qua è quello che avete visto all'inizio video. Boom. Ero molto contento di aver registrato questa scena. Oh,
Non ho filmato, raga! Non ho filmato! Minchia, grande! Cioè, c'è tutto! Sei contentissimo! Lui è contento perso, raga! È filmato? Questa volta sì! Che cazzo fai? Ma che cazzo, raga! La GoPro, la GoPro! Minchia, viaggi di merda! Devo dare aperta che sono incastrato! Via, via, raga! Ok, vai! Arrivo, arrivo! Pronto! Io fa... Magari gli è piaciuto la prima volta! Replichiamo! Dita, tutto ok? C'è la mano! In ogni caso, torniamo a noi, quindi siamo ripartiti con qualche inghippo. Attenzione, sono passo all'esterno! Incredibile, mi ha fatto passare, ma voi non lo saprete mai che Adrien mi ha fatto passare. Qui di nuovo un po' strada libera. Guardate, ma poi sapete una cosa? Che io c'ho stile, ragazzi. Cioè, voi vedete magari una fighetta in bici che non va tanto veloce. No, in realtà, ammettiamolo, so andare abbastanza bene. Ma soprattutto io c'ho stile. Cioè, ragazzi, prima di tutto, una cosa con cui il mio amico Luca siamo sempre andati di comune accordo, che non importa che voi abbiate o non abbiate il manico, voi dovete aver stile, dovete sapervi vestire. Anche qui di nuovo Marco, sempre lui, si è girato, non so dove è atterrato con la bici, si è trovato con la bici dietro e lui a piedi. Vabbè, le cose più disperate succedono quando girate, ovviamente sempre in compagnia, però lo stile è importante. Quindi mi raccomando, ragazzi, di questo video volevo passare un messaggio. Non importa che voi sappiate andare in bici o che siate delle capre, non importa, l'importante è che abbiate stile. Detto questo, non mi resta che salutarvi. Vi ringrazio per aver dedicato il vostro tempo guardando questo video. Mi raccomando, ragazzi, mettete un bel pollicino in su. Insomma, se l'aveste visto fino a qua, vuol dire che forse vi è piaciuto o forse volevate capire fino a che livelli di trashaggine e di tristezza potesse raggiungere il video. Perciò un pollicino di incoraggiamento in ogni caso è sempre molto molto gradito. Se vi avesse fatto veramente cagare, c'è l'alternativa che è il pollicino in giù. Noi ci becchiamo su questo canale con i prossimi video. Per non perdere, chiaramente, iscrivetevi. Ma ha fatto fare il salto! Ciao! Dopo c'era l'altro salto, ho detto no, questo no, mica mi butto tutto in qua! Per non andare fuori zio, poi mi butto in là, ho preso una facciata. Adesso c'è la casetta. Portateci un biberon di latte, se lo date lo mettete poi a dormire. Qualche giorno prendi cura di fargli fare le routine.